C'hai presente quelle volte che ti sei giustificato per tutti quei comportamenti, come spesso succede, alle volte ci giustifichiamo per i nostri comportamenti. E magari abbiamo anche ragione, oggettivamente abbiamo ragione, ma soggettivamente abbiamo avuto quei comportamenti perché volevamo vivere in una realtà diversa da quella che era. E per non affrontare la delusione che si prova quando ci si rende conto che le cose stanno diversamente, finisci per essere bloccato nella paura, la paura di quello che succederà, di quello che sarà, nel timore delle conseguenze di quello che potrebbe accadere, perché non accettare la realtà ti obbliga a stare in quella sensazione che si prova quando siamo di fronte ad una situazione che ci fa male, che non è come noi desideriamo. Magari l'ansia, magari una tristezza profonda, simile alla depressione, il panico. E non cambia. E non cambia perché la nostra mente non vuole accettare che le cose stanno diversamente, perché non vuole dirsi queste parole. Questa situazione non mi piace, non la voglio e sono disposto ad accettarla così com'è. Parole difficili, dense di significato per chi le pronuncia davvero, che non ti risparmiano la sofferenza, ma ti risparmiano quella sofferenza in cui ti trovi, in cui sei bloccato, e cambia, diventa una sofferenza in evoluzione e ti accorgi che quell'ansia, quella tristezza profonda, il panico, si riducono, si apre qualcosa che non è piacevole, ma è più sereno. Ed è quella sensazione che si prova quando, alla fine, decidiamo di accettare la realtà così com'è. Magari non è bella, ma siamo liberi dall'illusione che ci eravamo fatti e che ci imprigionava nel vivere in loop eterno quel dolore scaturito dal confronto con qualcosa che non riuscivamo a manipolare, a vivere pienamente, a cambiare, semplicemente perché non era come lo vedevamo, era in un'altra maniera, in un altro modo. Quando poi lo accetti, ecco che allora ti si apre un mondo. Non stai bene, ma ecco che si apre uno spiraglio alla serenità e lì puoi coltivare te stesso.